Eccoci qua in diretta, eccoci per il terzo incontro di fotografia organizzato dalla B27, che è questo spazio culturale in Treviso, che si occupa di fotografia, di immagine, attraverso dialogo, formazione, mostre, al momento online, virtualmente, un po' come tutti noi, però insomma speriamo di quanto prima poi di tornare a occupare i nostri spazi. Allora, questa sera abbiamo diversi ospiti che saluto e ringrazio, Francesco Merlini, Samuele Pellecchia e Alessandro Zanoni. Allora, questa sera abbiamo un tema direi ingombrante, perché parliamo di città, parliamo di urbanizzazione, parliamo di espansione urbana e lo facciamo rivolgendoci a una geografia particolare, che è la Cina, paese continente direi che negli ultimi 15-20 anni ha attraversato un processo che in pochi aggettivi è difficile descrivere, però senz'altro tumultuoso, gigantesco, di grande trasformazione economica, sociale e ambientale ovviamente. E quindi l'idea di questa sera era un po' anche propedeutica a una visione che stiamo cercando di coltivare in LAB27, che è quella di presentare dei lavori, dei percorsi, dei processi in qualche modo che fanno uso della fotografia, ma che hanno questa capacità di interagire anche con altri saperi, con altre discipline, con altri linguaggi. E lo stesso faremo questa sera, quindi attraverso due progetti di ricerca editoriali e di fotografia cercheremo nuovamente di mostrare come dire, il campo di indagine della fotografia è espanso. Ecco, sento un riverbero, non so se qualcuno ha una pagina web aperta, vi chiederei di chiuderla, ok. Pagina web intendo della diretta. Ok. Giusto in caso, perché sennò sento come un riverbero. No, io sono a posto, diciamo. Non ci sono canali aperti. Allora, ma controllo io sono anch'io. Spagna, quindi. Ok, giusto, controllo. C'è come una doppia voce. Se avete una pagina di YouTube aperta, chiudete. Ok, va bene. Allora andiamo avanti così. Anche se è un attimo strano, chiedo scusa per questo imprevisto, ma io sento un riverbero continuo quando parlo, quindi fatemi controllare che non ci sia. Forse è meglio stare in cuffia. Sì, forse è meglio stare in cuffia. Voi sentite il riverbero o lo sento solo io? No. Si io sente. Non sento nulla. Ok, adesso io non lo sento più. Ok. Proviamo? Proviamo. Okay. Samuele, tu lo senti ancora? Io lo sento, provo a mettere in muto, vediamo. Ok, adesso mi sentite? No, io lo sento ancora. È strano. Riverbero. Provo anche a mettermi in muto. Prova a parlare. Ok, io adesso, ecco, adesso è partito. Adesso non si sente più. Adesso non sente quindi più. Probabilmente qualcuno ha un ritardo nell'audio e si sente il riverbero. Va bene, ok. Allora, proseguiamo da dove eravamo rimasti, scusate per l'interruzione, ma insomma, vabbè, mi sembrava brutto questo riverbero, era un po' fastidioso. Dunque, dicevo, due progetti per affrontare un po' questo tema dell'urbanizzazione
in Cina, in questa, diciamo, questa tumultuosa trasformazione, che però ci fa affrontare un tema che è quello che riguarda un po' tutte, no? In tutti i paesi, tutte le situazioni, con scale, situazioni diverse. Allora, i due progetti sono due progetti che muovono da, direi, da premesse diverse. Da una parte il lavoro China Goes Urban è un lavoro che nasce, diciamo, nelle istituzioni accademiche di ricerca, che coinvolge poi Prospect Photographers, che è un'agenzia, diciamo, si occupa di fotografia, fondata da Samuele, che è qui con noi questa sera, e di cui anche Francesco, diciamo, è collaboratore, parte, ed è quindi, diciamo, un progetto più, diciamo, passatemi il termine, di natura istituzionale, che poi porta a una pubblicazione, porta a una mostra importante, Museo d'Arte Orientale di Torino, eccetera. Coinvolge tutta una serie anche di professionalità, di studiosi, di ricercatori. Mentre il lavoro di Alessandro invece muove da una premessa più di natura personale, è un viaggio, che però lo porta comunque a confrontarsi a sua volta in Cina con altri attori, altri soggetti, però risponde, diciamo, più a un fine personale. Sebbene muovono da premesse diverse, però entrambi questi lavori hanno in comune questo scenario urbano. Siamo in situazioni, in parti della Cina diverse, poi ce le racconteremo un po' di più, entreremo un po' più in dettaglio, però mi interessava soprattutto sottolineare da subito questo sfondo comune, questo denominatore comune che mette insieme questi due lavori, apparentemente muovere da situazioni diverse. Allora, io vorrei partire, Samuele, con te, e partire da questo grande progetto China Goes Urban, e chiederti un po' brevemente di introdurci come nasce questo progetto, chi sono gli attori principali, e poi soprattutto di raccontare come in qualche modo la Prospect entra in gioco in questa squadra, e entra in gioco poi in maniera importante. Lo vedremo poi anche sfogliando un po' questa pubblicazione, che ci sia modo di capire quanto la fotografia gioca un ruolo importante in questo lavoro, e credo che sia anche questa la cosa che interessa un po' questo incontro, no? Quindi partirei un pochino da questa cosa qui. Bene, buonasera a tutti. Allora, dunque, China Goes Urban nasce da una ricerca del Politecnico di Torino, fondamentalmente su spinta di tre professori, che sono Francesca Governa, geografa, Angelo Sampieri, che è un urbanista, e Michele Bonino, che è un architetto. E assieme ad una serie di ricercatori loro fanno una ricerca che verrà pubblicata nel 2019, che si chiama The City After the Chinese New Towns, che è una lettura attraverso quattro new town che vengono analizzate, vengono lette, vengono osservate per lungo tempo, del processo di urbanizzazione cinese del quale parlavi tu, Steve. A questa ricerca, ad un certo punto, Francesca Governa, con cui avevamo già avuto modo di collaborare in passato, avevamo seguito altre due ricerche, una in Tunisia ed una a Marsiglia, mi ha proposto di partecipare alla ricerca seguendo il percorso di ricerca che stavano facendo loro, quindi provando a leggere attraverso le immagini la ricerca. È stato un percorso per me interessantissimo, nel senso che nonostante avessi fatto questi altri progetti di ricerca con Francesca Governa e altri professori, principalmente dell'Università di Cagliari, altri geografi dell'Università di Cagliari, in questo caso la tipologia di ricerca, la tipologia di lavoro per me è cambiata completamente, nel senso che per la prima volta mi sono trovato, rispetto al passato, anche rispetto al mio passato di fotografo, documentarista e di reportage, a lavorare in un modo per me nuovo, che fondamentalmente vuol dire avere il tempo per me.
Cioè, questa tipologia di lavoro mi ha dato la possibilità di stare nei luoghi, di camminare, di fermarmi molto tempo, molto più di quanto avessi fatto in passato. Camminare, chi fa il fotografo sa che è una delle, insomma, è la base di tutto, no? Camminare, andare, domandare, parlare, stare con le persone, fermarsi nei luoghi. Ecco, in questo caso il percorso è stato, questa tipologia di ricerca è stato per me estremamente affascinante. Era la prima volta che andavo in Cina, non ero mai stato in Cina prima da allora, e mi sono trovato a scoprire un mondo per me del tutto nuovo, e grazie alle riflessioni che ci sono state dietro a questa ricerca, ho capito che per la prima volta avrei potuto rallentare tutto, guardare, tornare, ritornare sui luoghi, riguardarli nuovamente, anche a distanza di poco tempo, non necessariamente dopo anni, come spesso succedeva in altri tipi di lavori. Il primissimo lavoro nel 2017 che ho fatto, assieme a Leonardo Remondetti, che è un ricercatore con cui ho girato, ho camminato tantissimo, ho fatto un percorso, devo dire, bellissimo, è stato molto molto interessante, nel senso che la tipologia di cose che andavo ad osservare mi costringeva a non ad un confronto con un referente che è classico per un fotografo. Il referente per un fotografo spesso è un committente di qualche tipo che nella mia esperienza per molte volte sono stati giornali, riviste o privati in altre, o altri tipi di istituzioni. In questo caso mi si chiedeva di fare una riflessione vera e propria, cioè di fare una ricerca anch'io. Quindi di non fermarmi semplicemente a raccontare quello che mi era in qualche maniera stato richiesto, ma di iniziare io una ricerca su questa cosa. Questa modalità, che io avevo potuto provare solo su miei percorsi e progetti personali in passato, in questa occasione ha avuto un altro degli aspetti fondamentali, che è il confronto costante. Che è quello che ha portato poi a uno sviluppo del lavoro tale per cui alla fine, quando ci siamo trovati con tutto il materiale in mano e con in qualche maniera il libro disegnato, ci ha fatto porre una domanda. Ma tutto questo ragionamento fatto per quanto riguarda la ricerca, tutto quello che è stato fatto a livello invece di immagine, può avere uno sbocco diverso da un libro di ricerca universitario? Uh-huh. E lì abbiamo iniziato a pensare, a riflettere sul come questa cosa potesse svilupparsi. E ci è sembrato abbastanza naturale provare a pensarlo e a riflettere su tutto questo lavoro come da un punto di vista espositivo. Ci siamo confrontati con il MAO, inizialmente abbiamo parlato con Angela Benotto che si occupa delle esposizioni per Fondazione Musei, e questa cosa, la proposta che noi abbiamo fatto di fare una mostra di questa ricerca è piaciuta. Da lì è iniziato un altro percorso. Perché se devo così rileggere tutto il percorso, direi che quello che abbiamo fatto, quello che è stato fatto per la ricerca arriva ad un certo punto, e poi c'è uno sviluppo che viene fatto per la mostra. Questo perché ovviamente trasformare una ricerca testuale fatta di testi, di articoli, di documenti, in qualcosa che potesse essere letto da tutti, significa ricominciare a pensare tutto. Tu adesso stai scorrendo il catalogo. Il catalogo è stato sicuramente uno dei,
degli spazi nei quali noi abbiamo dovuto ripensare completamente questa lettura dell'urbanizzazione cinese, che viene fatta attraverso quattro new town che noi andiamo a vedere, che sono in situazioni abbastanza diverse, no, anzi direi profondamente diverse della città attuale. Questo è uno dei punti fondamentali, cioè il fatto che siano realtà molto diverse in zone molto diverse della Cina, per noi era molto importante, per la ricerca in primis ovviamente, per la loro lettura era abbastanza fondamentale, e per me è stato molto utile poi, perché significava mostrare anche un altro degli aspetti che stanno alla base di questa ricerca, cioè il fatto che quella che da qui viene letta come un'urbanizzazione univoca, in verità è molto articolata, è molto differente, si declina in maniere molto diverse a seconda dei luoghi, a seconda delle situazioni. Samuele, posso interromperti un attimo? Perché qui stai toccando un aspetto che in precedenza, quando ci siamo parlati, è emerso con forza, no? E credo che riguardi anche un po' da vicino di più la fotografia. Effettivamente, negli ultimi anni ci siamo spesso confrontati con fotografie sulla Cina che in qualche modo, come stavi accennando tu, ci hanno il più delle volte ritornato un'immagine, non dico stereotipata perché sarebbe esagerato, però piuttosto grossolana, a volte semplificata della realtà. Per carità, la fotografia è di per sé una sintesi, quindi si porta dietro anche questo limite. Però ecco, ti chiedo due domande e la rivolgo anche a Francesco, in questo caso con la domanda, perché anche Francesco è fotografo che viaggia, che fa progetti, e quindi la prima domanda che ti faccio è un pochino, tanto che sensazioni hai avuto tu della Cina? Tu dicevi, era la prima volta che sono andato, ecco, quindi ti portavi probabilmente anche dietro un bagaglio di immagini, di cose, no? Come spesso accade, ecco. Che tipo di impatto hai avuto poi quando sei stato lì, da una parte, e poi dall'altro, di fronte a un progetto di questo tipo? Questa è una domanda che vi faccio più come fotografi, cioè come possiamo in qualche modo non farci troppo condizionare spesso da quello che ci viene mostrato, eccetera, come possiamo, ecco, superare questo scoglio di essere un po' condizionati nel mostrare un luogo, una geografia, un paesaggio, no? Rispetto a quello che abbiamo visto. Perché questo poi, insomma, voglio dire, è un problema che noi, fa scherzare, però ha coinvolto fotografi anche importanti, insomma, che più o meno, senza fare nomi, alla fine ci ritornavano tutti più o meno alla stessa minestra, no? Cosa mi dici? Beh, questo è fondamentale, questo è esattamente, secondo me, il punto. Cioè, nel senso che tutti i fotografi fondamentalmente dicono questa è la mia personale interpretazione di questa cosa. Perché dicevo che il tempo è stato fondamentale? Cioè avere tempo di stare, di rivedere, vedere le cose, riguardarle dopo averle fotografate. Perché evidentemente il cliché dell'urbanizzazione cinese mi aveva influenzato tantissimo prima di andarci. L'unica conoscenza che ne avevo era quella che avevo visto attraverso le immagini di un sacco di altri colleghi che avevano lavorato in Cina, fondamentalmente in Israele. Questo è... Questo processo è un processo difficilissimo, perché comunque, soprattutto, e qui sta anche l'altro fattore, secondo me, importante, cioè il referente, quello a cui tu porti le fotografie. Perché spesso e volentieri, lavorando con certi committenti, ti viene chiesta una certa tipologia di fotografia. Quindi già tu parti col tuo bagaglio di immagini che hai visto, che tendenzialmente, insomma, le conosciamo quali sono le immagini dell'urbanizzazione, che hanno raccontato l'urbanizzazione cinese e in qualche maniera la Cina, perché l'urbanizzazione cinese è un po' il racconto della Cina degli ultimi anni che vediamo noi, no? Palazzoni tutti uguali, selve di palazzoni, con situazioni piene oppure completamente vuoto,
vuote, che è un altro pieno che viene fatto, e straniamento delle persone, cioè persone che in qualche maniera perse in questa realtà così diversa dall'altro cliché che ci era stato passato fino a poco tempo fa, cioè quello più esotico della Cina della campagna. E adesso poi lascio la parola a Francesco, ma questo aspetto è un aspetto, secondo me, nodale dell'andare a raccontare. Cioè, purtroppo, riuscire a levarsi dagli occhi tutte quelle immagini, quel racconto che è stato fatto prima e che comunque noi abbiamo visto, perché non è possibile andare praticamente in nessun luogo senza visto qualcosa, comunque sia influenza fortemente lo sguardo e quindi l'azione del guardare. E questa azione spesso e volentieri è un po' cieca. Insomma, la rappresentazione che si dà spesso è una rappresentazione che è già stata data e quindi diventa un po' difficile in qualche maniera ripulirsi gli occhi da questa cosa. Mi piace l'immagine del, come dire, levarsi dagli occhi qualcosa, no? Come se avessimo questo velo che ci impedisce un po' di poi di vederlo a modo nostro. Francesco, cosa ci puoi dire da questo punto di vista? Ma allora, sicuramente una domanda molto, molto attuale. Come, riprendendo un po' il discorso di Samuele, diciamo, noi come fotografi documentaristi negli ultimi anni ci siamo trovati di fronte a un grosso cambiamento per quanto riguarda appunto i committenti. Prima spesso la maggior parte dei progetti, al di là dei progetti più personali, erano su assignment per delle riviste e spesso quando venivi mandato in un luogo venivi mandato proprio per cogliere la straordinarietà di quel luogo, di quella situazione. E quindi questo da un punto di vista sicuramente ha prodotto foto singole bellissime di progetti sicuramente validi. Ma inevitabilmente, per esempio, se pensiamo soprattutto ai progetti che sono stati fatti in Cina negli anni 90, all'inizio anni 2000, dove proprio c'è stato un enorme spazio editoriale a tutto quello che era l'evoluzione cinese, e pertanto per alcuni anni abbiamo visto, cioè le riviste erano piene appunto di questi servizi, sicuramente molto ben fotografati, che mostravano questi palazzi enormi, magari anche in contrasto con una certa povertà, ma ovviamente si concentravano sugli estremi poi, gli estremi e anche forse sugli aspetti, sulle sfaccettature più evidenti, più visibili. Mentre adesso, secondo me, sempre di più, soprattutto adesso che molto probabilmente ci siamo un po' tutti resi conto che forse per fare dei progetti approfonditi e dei progetti anche con dei punti di vista forse anche un po' meno superficiali e anche un po' perché inevitabilmente siamo anche un po' obbligati adesso a farlo, lavoriamo sempre di meno con i giornali e in alcuni casi, come in questo caso, si ha la fortuna invece di lavorare con degli altri committenti che sono dei committenti appunto come possono essere università, fondazioni. E proprio questo lavorare a stretto contatto, come in questo caso, con dei professori universitari o comunque con persone che conoscono molto bene e fanno delle ricerche molto approfondite, sicuramente è di aiuto per andare un pochino a rompere un po' quella superficialità fatta della documentazione, comunque degli estremi, degli aspetti che poi soprattutto quando è evidente per ogni fotografo, quando si viaggia in dei paesi, soprattutto quelli un po' più lontani, più diversi, inevitabilmente all'inizio si è un po' trascinati dal diverso, quindi all'inizio spesso si ritrova a fotografare tanto, a fotografare cose che già qualche giorno dopo che si sta in un luogo ci si rende conto che in realtà sono straordinarie o comunque sono fuori scala esclusivamente per noi che non le abbiamo mai vissute e non le abbiamo mai viste. E quindi proprio ritornando al discorso di Samuele, progetti come questi in cui anche il fotografo ha la possibilità di stare un po' più tempo, fa sì anche un po' proprio di andare oltre quella fascinazione tipica dei primi giorni in cui si arriva in un posto. E poi effettivamente rendersi effettivamente conto di quello che è veramente interessante e veramente da raccontare rispetto invece diciamo a quella patina più superficiale che però è inevitabile. E questo secondo me è anche un punto un po' a favore anche un po'
un elemento che sottolinea anche un po' quello che adesso è il cambiamento nella professione del fotografo. Quando spesso mi capita di insegnare, di fare dei workshop così, insisto molto sempre di più sul fatto che, al di là sicuramente delle capacità tecniche dell'occhio del fotografo, che un fotografo inevitabilmente deve avere, però siccome anche ovviamente con la situazione tecnologica che c'è stata, fare delle foto belle, soprattutto quando si fotografa qualcosa di, diciamo, di straordinario, sempre tra virgolette, relativamente facile. Quello che forse adesso come adesso contraddistingue un fotografo da semplicemente una persona che fa delle immagini, per esempio col proprio cellulare, è la sensibilità. E questa sensibilità è la cosa più difficile da allenare, diciamo. Ed è questa sensibilità che ti permette di fare lavori di questo tipo e di andare appunto oltre questa richiesta che spesso c'è stata dai committenti, di andare a concentrarsi su tutto quello che è straordinario, che però al di là che adesso è facilmente conoscibile da chiunque, ma invece passare del tempo, cercare degli altri modi, cercare degli altri livelli in cui esplorare e in cui raccontare la realtà che si è davanti. Sicuramente poi la Cina in questo, ma come spesso a me è capitato, per esempio, al di là poi dei viaggi in Cina, anche proprio la prima volta che, per esempio, anni e anni fa ero andato in Thailandia, ed era un periodo in cui mi ero approcciato da poco al mezzo fotografico, e gli autori che preferivo, che seguivo di più, comunque di cui cercavo di studiare il lavoro, erano fotografi anche intimisti come Anders Petersen, per esempio, o Daido Moriyama. E quando sono arrivato in Thailandia ero entusiasta di ritrovarmi un po' spesso in quegli scenari che, per esempio, Daido Moriyama aveva fotografato, questi vicoli pieni di cavi elettrici, questo trionfo di insegne luminose, questo disordine, che però comunque era un disordine, era un degrado esotico. Però poi dopo una o due settimane che ero lì a scattare mi sono reso conto che non avevo fatto altro che fare delle foto uguali a quelle che grandissimi fotografi per decenni hanno sempre fatto in quei posti lì. Poi ci sono volute delle settimane per iniziare veramente a trovare, al di là di trovare il mio percorso, ma proprio di andare a raccontare qualcosa che non fosse subito dietro l'angolo appena sceso dall'aereo, ma che invece richiedeva maggiore tempo e maggiore ricerca. E questo sicuramente per questo progetto abbiamo lavorato appunto proprio con dei ricercatori che in un certo senso l'intento della ricerca era proprio quello di andare a smontare la straordinarietà della Cina. Soprattutto pensando che quello che sta succedendo adesso in Cina, per quanto stia succedendo su una scala enorme, molto velocemente, in realtà non è molto diverso da quello che è successo per esempio in Italia nel dopoguerra o in tantissimi altri paesi del mondo. Io per esempio negli ultimi anni situazioni del genere, ovviamente un po' più piccole, le ho trovate molto per esempio in Est Europa, dove anche lì sta succedendo comunque un'urbanizzazione in seguito soprattutto al crollo dell'Unione Sovietica, cercano di costruire e di costruire seguendo un po' il modello occidentale. Ed è evidente in tante parti del mondo questo. Però sicuramente in Cina si parla veramente di una scala enorme, ma non per questo diversa da quello che sta succedendo in altri luoghi. Assolutamente. Diciamo che il connotato urbano è quello che forse sta distinguendo lo sviluppo delle società, non più solo occidentali, ovviamente, perché ormai, come dire, non vi è altro credo al di fuori del capitalismo, purtroppo, per cui diciamo che non è un caso, ecco, che poi, come dire, il connotato delle trasformazioni urbane abbia quell'impatto, quella scala, anche quel grado di omologazione, no? Come se non ci fosse altra possibilità, che, no? No? Nel momento in cui tu togli l'identità, rimuovi i centri storici, no? Noi viviamo in un paese tutto sommato che è una cintura nera della salvaguardia, no? Ma anch'io viaggiando mi sono reso conto che è un po' un caso a sé qua, no? In molti altri paesi, ecco, io conosco meno la Cina, ma in Brasile è la stessa cosa, cioè rimuovono gli edifici storici che nel loro caso sono, diciamo, una storia molto più breve della nostra, però non si fanno remore a demolire per tirarti su l'ennesimo grattacielo. Ecco, sembra quasi che in un momento in cui c'è una perdita di riferimenti anche architettonici, eccetera, l'unico modo
è quello di costruire tutto il nuovo. Perché in quell'omologazione troviamo un unico riferimento. È paradossale, ma di fatto è quello che stiamo vedendo succedere. Avete detto delle cose interessanti, vorrei richiamare, prima di passare la palla un po' ad Alessandro, no? E quindi spostarci poi su un altro piano di indagine. Samuele, hai parlato di tempo, mi piaceva molto questa cosa qui, questa dimensione del tempo, no? Si diceva come si fa oggi in qualche modo a togliersi un po' di peso di dosso, ci vuole tempo, no? Dicevi, una volta ho lavorato anni scattando magari, no, una certa compulsione con una certa velocità, ecco, per fare certe cose, per fare della ricerca, diciamo, serve tempo. E poi mi piaceva comunque anche quello che stava... Per capire certe cose serve tempo, poi quello che diceva Francesco secondo me è molto vero, la fenomenologia del fotografo che arriva in un luogo è abbastanza... è uguale a quella del... non è tanto diversa da quella del turista che arriva in un luogo, nel senso che appena arrivi prendi le cose... Poi ovviamente il fotografo tendenzialmente ha un mestiere, quindi sa che cosa prendere, perché fa effetto rispetto al referente sul quale deve fare effetto. C'è un aneddoto molto divertente. C'è Alessandro Di Gaetano, che è un carissimo amico, un fotografo bravissimo, e vinse il WordPress con una foto molto bella non mi ricordo esattamente, 2003-2006, a Pechino, era il periodo dell'abbattimento degli Hutong. Vi ricordate quanto si è parlato della disperazione dell'abbattimento degli Hutong per noi? Cioè, nel senso che per noi era una roba di... cioè, se ne parlava come una cosa tremenda della distruzione degli Hutong. Lui fece una foto molto bella di un uomo di notte in questa... situazione di distruzione, che aveva un suo tavolino e dietro c'erano i grattacieli, no? E quell'immagine, Alessandro è stato quello che di più mi ha parlato di Cina, che la adora tantissimo, quindi me ne ha parlato tantissimo. Divertente è che quando poi io sono arrivato ho parlato con un po' di gente rispetto a questa Hutong, no? E alcuni che ci avevano vissuto dicevano: no, sì, beh, gli Hutong, no, belli, storici, però poi l'Hutong è una struttura che non ha fondamenta. Si vive con un cortile condiviso, un bagno condiviso. Di solito a Pechino d'inverno, esterno il bagno, d'inverno fa meno 10 gradi, e comunque sia, noi, cioè, si viveva in questa condizione. Quindi bellissima la difesa degli Hutong in quanto strutture storiche, però è anche vero che forse poi c'è l'esigenza. Un'esigenza diversa, no? Evidente che la situazione cinese attuale porta anche il cambiamento economico, insomma, il grande processo di cambiamento avvenuto negli ultimi 30 anni ha fatto sì che si creasse una serie di anche altre esigenze da parte delle persone nel vivere, e che sono state anche espresse e sono state in parte soddisfatte da un'altra da una nuova situazione abitativa. Certamente. È vero che per noi fa sempre figo mostrare il contadino davanti al grattacielo. Poi la realtà delle cose poi spesso non è così, e per capirlo bisogna un po' stare. Bisogna stare, sì. È quello che, perché non è solo un levarsi di dosso cose che abbiamo visto, ma anche in qualche modo sganciarsi da tutte delle strutture, no, anche culturali, che abbiamo assorbito a casa nostra, tra virgolette, che ci portiamo dietro e che inevitabilmente in qualche modo ci condizionano. Anche a talvolta nel giudicare quello che vediamo di nuovo, no? E questa è un po' la difficoltà, e credo che forse al di là del tempo, al di là della ricerca, al di là una chiave che può aiutarci è senz'altro il confronto con le persone che vivono lì, e questa è un po' anche una questione abbastanza attuale, no? Se vogliamo tirare in ballo con aspetti di natura etica,
del gesto, dell'atto del fotografare, al di là che sia un atto, come dire, dettato da una commissione o meno, ma credo che in qualche modo nel momento in cui noi scattiamo, fotografiamo, comunque stiamo, ci portiamo dentro tutta una serie di barriere anche culturali, no? E quindi credo che un modo anche per superare questo, e alcuni anche fotografi, anche reportagisti, lo stanno mostrando delle vie alternative per come interagire col soggetto in modo che non sia più una cavia che sta lì a comporre una scena, no? Quindi questo è tutto molto interessante. Vorrei poi tornare su un aspetto che nel caso del progetto di China Goes Urban mi interessa molto anche un attimo approfondire. Qualcosa abbiamo visto del catalogo, che è molto ricco, che interseca piani di lettura, dati, infografiche, estremamente complesso, polifunzionale direi, no? Che si rivolge a interlocutori di varia un po' come spesso accade in questo tipo di pubblicazione, no? Che hanno a fare con le città, l'urbanistica, il paesaggio. Ma vorrei tornare sull'aspetto della mostra dopo, perché mi interessa molto anche poi in chiave di multimediale, di visiva, come avete pensato poi di tradurre e restituire questi materiali. Ora Alessandro, vorrei un pochino introdurre invece il tuo di lavoro, che come accennavo all'inizio ha riguardato un'altra parte, ecco, della Cina. Siamo nella Mongolia, regione autonoma della Mongolia interna cinese, e anche tu hai, come dire, ti sei spostato in alcune di queste cosiddette new town, nuove città, siamo in un contesto, diciamo, tra virgolette, più periferico rispetto magari alle città che più conosciamo della Cina, Pechino, Shanghai, Shenzhen, eccetera. Allora, anche a te ti chiedo un po' di introdurre cosa ti ha motivato a questo viaggio e soprattutto poi di aiutarci a capire quella che è stata la tua chiave poi per interpretare quello che era questo fenomeno con cui ti sei incontrato. Sì, è una... Allora, intanto prendo delle keyword che mi sono arrivate da Samuele, no? Che ritrovavo anche nella mia esperienza. Io, a differenza di Samuele, per questo lavoro specifico, no? Nel momento in cui ho fatto questi scatti, che poi sono diventati il progetto, che poi è diventato il libro, diciamo era la quarta volta già, mi pare, che andavo in Cina, e soprattutto avevo già, come dire, scattato tutta una serie di quelle foto di cui parlavamo prima, cioè dello zappatore con dietro il grattacielo e situazioni di questo tipo, cioè dei forti contrasti. Però quando è stato realizzato questo progetto, come diceva sempre Samuele, io avevo a disposizione più tempo e sono stato un mese e mezzo in questa regione che è enorme, cioè credo che corrisponda più o meno a un 10-12%, forse anche di più, dell'intero suolo cinese, ma è molto poco abitata. E la ragione per la quale sono andato in quei luoghi è perché avevo visto lavori fotografici precedenti da queste città fantasma, che noi chiamiamo città fantasma. Già qui in Occidente ci sarebbe da discutere su questo aspetto, perché in realtà qui stiamo parlando di più che altro di distretti fantasma di città più grandi, diciamo, o distretti in costruzione che non hanno avuto, come dire, un grande successo nell'attrarre le persone. Io ho avuto l'occasione di muovermi in questi spazi con i mezzi più disparati, e fin dalle prime battute, a differenza dei miei viaggi precedenti, mi è parso di vivere davanti agli occhi una specie di sogno, no? Di daydream, no? Con questi sogni a occhi aperti. E addirittura di una specie di viaggio nel tempo, uno spazio, sì, un differente, un viaggio spazio-temporale. Perché questo? Perché mi sembrava di avere davanti agli occhi una situazione che
non tante persone nel XXI secolo, soprattutto in Occidente, hanno la possibilità di esperire, perché comunque stiamo parlando di, come diceva anche Francesco, grandissimi contrasti, ok, ma su una scala enorme. E quindi cioè, una sorta di privilegio che però dentro al mio vissuto, le mie, soprattutto il mio background, diciamo, culturale, di passioni, eccetera, riecheggiavano fortissimamente echi del passato italiano, visto soprattutto nei film degli anni del boom, ok? Quindi nella ricostruzione post-bellica. E poi c'è stato anche una casualità, poco prima di partire mi sono imbattuto in una serie di cartoline che ritraevano appunto in bianco e nero, che ritraevano le periferie delle città, del famoso triangolo industriale Milano-Torino-Genova, in cui si potevano vedere appunto queste situazioni di spazi vuoti pieni, molto simile su scala diversa alla Cina contemporanea. Naturalmente la Mongolia ha delle caratteristiche che sono un po' diverse dalle altre situazioni, perché qui temo che sarà difficile che qualcuno poi vada effettivamente a abitare queste città. Non credo siano delle new town pianificate, credo che ci sia più che altro una specie di speculazione anche da parte dei governatori locali, che sempre ciclicamente in bancarotta o quasi, che cercano di monetizzare vendendo terreni per costruire. Però adesso, al di là di questi aspetti, cioè queste sono solo mie sensazioni, supposizioni, avendo letto un po' in giro, ma al di là di questo, il mio è un lavoro che ha un approccio più, se vogliamo, intimista, ecco, cioè se così si può dire, oppure di ricerca estetica, cioè come io, scattando foto in un contesto di un certo tipo, posso mettere a confronto due mondi che sono radicalmente diversi, come l'Italia degli anni del boom con la Cina d'allora, nello sguardo appunto di grandi registi del passato. Se vogliamo vedere anche i nostri registi del passato, cioè citiamo pure quelli che sono coinvolti nel lavoro, che sono Rosi, Pasolini, Antonioni, lo stesso Fellini, eccetera, anche loro mettevano il soggetto piccolo nello spazio vuoto, con l'angoscia della nuova città che sta per arrivare, quindi non è una cosa molto differente da quel vissuto che abbiamo sempre avuto nel lavoro dei fotografi, soprattutto negli anni 2000, Kander su tutti, no, rispetto alla Cina. Quindi è questo, diciamo, lo spazio e la modalità nella quale si è sviluppato questo lavoro. Poi c'è, chiudo, ti lascio la parola, c'è anche un aspetto che riguarda il camminare, perché mi è piaciuta molto questa cosa di Samuele. Io qui facevo mediamente 20 km al giorno a piedi, sotto il sole dell'estate barra primo autunno, perché come sapete in Mongolia interna, ma anche esterna, lì inverno si va tranquillamente a meno 30, e quindi è stato anche un viaggio on the road in una situazione che, al di là dell'aspetto urbano o diciamo al limitare di queste città, eravamo in un contesto di prateria o deserto, quindi anche da un punto di vista, come dire, paesaggistico è stato molto interessante, ed era poi anche questo un elemento che si rifaceva al cinema, perché tutti i protagonisti di quei film della fine degli anni 50 e del più esistenzialisti, diciamo, degli anni 60, tipo quelli di Antonioni in particolare, ma anche quelli di Pasolini, hanno sempre il personaggio solo che vaga,
da qualche parte, e forse spesso alla fine del film non abbiamo nemmeno capito esattamente dove. E quindi io mi ritrovavo un po' in questo errare, no? della cosa. Quindi si sono messi insieme questi spunti che poi abbiamo unito insieme, insomma, con questo lavoro. A proposito di errare, infatti qua vediamo delle persone, no, che si muove. È molto interessante questo meccanismo, no, che si innesca nel guardare questi fermi immagini dei film con le tue fotografie, perché proprio si azzera la distanza sia temporale che geografica. E allora ecco che questa cosa che spesso abbiamo, pregiudizio, no, si parlava prima, o anche meno di un pregiudizio, comunque semplicemente il bagaglio che ci portiamo dietro, no, in qualche modo si riduce improvvisamente, quando poi noi ci accorgiamo che tutto sommato, magari in una scala diversa, ma sono meccanismi, situazioni che abbiamo già vissuto. Molto interessante questa immagine della Dolce Vita, ad esempio, qua in piccolo, di Fellini, insomma, paragonata a quella a fianco, è abbastanza significativa. Guardavo anche prima, c'è questa immagine, scusate che corro veloce, però anche questa la trovavo significativa, qua in alto a destra, no? Sì, questa è una scena delle mani sulla città, che è probabilmente il film più importante di sempre sull'urbanizzazione e la pianificazione e anche la speculazione selvaggia, che del 1962, i politici locali e non, che si spartiscono in un qualche modo il territorio, che pianificano a tavolino in questo caso lo sviluppo di Napoli, no? In un modo assolutamente, come dire, senza peli sullo stomaco, no? come dire, violento, senza considerare nulla né rispetto al passato né rispetto alla dignità delle persone e tantomeno dell'ambiente. Qui, insomma, mi richiamava, diciamo, questa immagine, quella a fianco, perché come loro usavano quel plastico per invogliare, convincere i referenti politici, in Cina usano i plastici, e nel libro di catalogo della mostra di Samuele Francesco sono presenti alcuni scatti, ci sono questi plastici dove all'ingresso di queste nuove aree residenziali, appunto, gli acquirenti possono vivere quello che è sostanzialmente un sogno, e attorno a tutte le aree di cantiere vengono affisse queste immagini oniriche di una città meravigliosa che lì crescerà, e come vedete quella a fianco addirittura è già stata abbandonata, no? Sempre però con questo immaginario che ha una derivazione molto spesso occidentale. Per esempio, a me richiamava Las Vegas questa cosa, no? Cioè ci trovavamo in contesti completamente differenti. Sì, posso dire, posso dire una cosa? Rispetto a queste torri deserte, mi fa un po' ridere, perché tipo noi a Milano abbiamo questo nuovo quartiere fatto 15 anni fa che si chiama Santa Giulia, no? Sì. Vicino a Rogoredo, un quartiere così, cioè è un quartiere, sono torri vuote, non c'è dato ad abitare praticamente nessuno. L'avevano sponsorizzato e promosso esattamente nella stessa maniera, facendo appunto gli exhibition hall, che sono appunto questi luoghi dove ci sono i plastici, facevano, adesso non lo facevano un po' diverso, però insomma facevano la stessa cosa del mettere i pallini, dove in Cina c'è tantissimo, nelle exhibition hall ci sono i palazzi, ci sono i pallini sugli appartamenti acquistati, eccetera. Però c'è un fattore che io ho trovato molto molto interessante, che è il fatto che è vero che possiamo trovare delle cose simili, molto bello il percorso che fai, e devo dire molto bello visivamente, anche i riferimenti, a me piace molto il tuo libro. Quello che
però grazie alla ricerca che ho potuto vedere è che le situazioni sono estremamente varie. Cioè ce ne sono tantissime, ci sono situazioni dove anche la quantità di persone che vanno, che abitano i luoghi, sono molti, molti vengono acquistati, molti vengono assegnati, ci sono situazioni molto articolate anche come tipologia di città che viene fatta e viene costruita, perché poi gli investitori sono diversi, così come è normale che sia oggi in praticamente ovunque. In più lì c'è anche un aspetto statale degli investimenti, o regionale o locale, cosa che noi invece ad esempio non abbiamo più tanto, però c'è un'enorme varietà e poi c'è quest'altro fattore, scusate, poi mi fermo, c'è quest'altro fattore che io trovo fantastico, che mi piace tantissimo, in una di queste situazioni, tipo quella della foto prima, no? Questo qui è un villaggio che è stato fatto tra Kaifeng e Zhengzhou, che è una zona dell'Henan che è molto simile da un punto di vista climatico, ma anche un po' come agricolo, eccetera, è molto simile alla pianura padana. In questo villaggio, quello che ho potuto vedere appunto tornando è una cosa che mi ha colpito tantissimo, che è una caratteristica che ho trovato tantissimo in Cina, che poi forse c'è anche storicamente, c'è anche in Italia. Allora, c'erano tutte queste nuove villette che erano fondamentalmente state fatte per contadini, perché l'area intorno è prettamente agricola. Queste case erano tutte nuove, tutte pronte, su due piani, villette, con il giardino davanti, un piccolo spazio pubblico. C'è un'altra immagine, adesso non so bene come fartela trovare, però la spiega molto bene questa cosa. Queste case erano pronte, le persone sono entrate e nel giro di 3 giorni avevano iniziato a murare il balcone del primo piano. Perché queste case erano state fatte su un modello ben preciso, che però non... No, un po', credo che sia più su l'immagine che c'è. Questa è un'exhibition hall, quella che mostro in questa situazione, esattamente quelle delle quali parlava Alessandro. Queste casette che erano perfette erano state... avevo iniziato a murare il balcone del primo piano, perché alla fine il balcone del primo piano non serviva a niente. Nel senso che rispetto alle loro... ecco, guarda, la trovi un poco più su, ecco, la vedi qua, esatto, lì. La vedete? Ok. Ecco, questa è una situazione emblematica, secondo me. A me è piaciuto molto, mi ha insegnato tantissimo questa situazione. Allora, 2 giorni prima, cioè una settimana prima, le case erano pronte, fatte, la gente iniziava ad abitarci. Una settimana dopo stavano iniziando a murare il balcone del primo piano, perché il balcone al primo piano, forse ad un contadino, non serve a niente avere il balcone, perché non gli interessa. Lo spazio pubblico davanti era ricoperto di granaglie, perché prima c'era l'aia e si usava l'aia per fare questa cosa. Ma... E vedete che poi i vicini iniziano anche i vicini pian piano a murare il balcone del primo piano. Ecco, questo è un aspetto che io trovo fantastico, che è la trasformazione. Cioè il fatto che contraddice completamente quest'idea che c'è stata o che c'è, che purtroppo tantissimo, di questa popolazione di 1,5 miliardi di persone che sono tutti dei piccoli robot che fanno alla fine quello che gli dice lo Stato. Questo, cioè, non è esattamente così. Cioè, nel senso che anche i luoghi che noi vediamo in una certa maniera si trasformano con la vita delle persone. Questa è una roba che succede ovunque, in qualsiasi parte del mondo, è sempre così. E questo è un aspetto che secondo me è fondamentale anche per capire un po' meglio come l'urbanizzazione si trasforma, qualsiasi urbanizzazione sia, da qualsiasi livello cada,
e qualsiasi cosa venga pensata a livello teorico, a livello architettonico, a livello di progettazione, poi si trasforma e si trasforma nella vita delle persone che ci vanno a vivere. E questo aspetto che sembra ovvio, cioè ti dici ovvio, poi uno entra, ci mette la sua casa, ci mette i suoi mobili, eccetera, trasforma una città e trasforma tantissimo l'urbano. Questo è un aspetto, secondo me, che bisognerebbe essere più pronti a cogliere ogni tanto. Io, ad esempio, non lo ero e ci ho messo un po' a coglierla questa cosa, perché era più facile pensare: bene, gli hanno tirato giù il villaggio contadino, li hanno piazzati tutti lì e adesso loro fanno questa cosa. Non è così, non è così. Peraltro anche questa cosa qui dell'abbattere i villaggi, ho trovato moltissime situazioni di persone che decidevano di non andarsene e le singole case o gruppi di case che rimanevano perché decidevano di non spostarsi dal villaggio. No, aggiungo solo una cosa, Samuele, lì queste città, diciamo invece in Mongolia, ho avuto modo di parlare con diverse persone, io vivevo in uno di quei palazzi, al 23° piano, era un palazzo di 28 piani, ci ho vissuto 6 settimane ed ero l'unico nel palazzo, ok? Quindi tutte le sere prendevo l'ascensore, non andava la luce di questo corridoio infinito, veramente una situazione alienante. E lì purtroppo, cioè la popolazione e la mole di costruzioni che sono state fatte fanno intendere che ci sia veramente una, come dire, un deficit di programmazione, no? I famosi 100 milioni di appartamenti vuoti in Cina, cioè non sono ovunque e magari non lo saranno nelle città, quelle magari meglio programmate, però purtroppo ormai questo fenomeno nel corso dei 20 anni, diciamo che si è un po' diffuso. Adesso mi sembra che la cosa sia molto più controllata. E quello, non volevo contraddire. No, ma volevo solo riportare la mia esperienza lì, no? Volevo aggiungere una cosa invece rispetto ai cinesi, visto che insomma un po' di esperienza di amici lì ho, confermo assolutamente quello che tu dicevi, cioè sono molto molto indipendenti nella gestione di tanti aspetti e non è assolutamente vero che sono persone che stanno così seguendo tutte le regole, no? E anche, per esempio, hai citato gli Hutong, io ho avuto un'esperienza invece ho fotografato dei famosi villaggi urbani, no? Quelle che da un punto di vista igienico-sanitaria, cioè presentavano delle situazioni tipo Hutong o comunque non esattamente il meglio, no? Per una nuova borghesia che, appunto, come dicevi prima, ha nuove esigenze, però anche lì tantissima gente non se ne vuole andare, resiste oppure entra in una contrattazione micidiale con il governo per spuntare più soldi possibili prima di andarsene. Quindi non è una cosa sempre così imposta, no? Noi pensiamo che lì arrivano e decidono, a meno che ci siano delle situazioni di forza maggiore. Mi viene sempre in mente la diga delle tre gole, no? Cioè quella che 3 milioni di persone li hanno spostati in poco tempo, però lì c'è una situazione un po' diversa. Vorrei farvi una domanda generale. Quindi risponde il primo che prende. No, scherzo. Questi lavori, quello che mi incuriosiva un pochino è che tipo di riscontro avete avuto dai locali su questo tipo di lavoro, perché credo che sia interessante anche capire come loro percepiscono un lavoro di un occidentale, quale noi siamo, che se ne va lì a realizzare, come dire, un qualche tipo di progetto di ricerca, no? Alessandro, per esempio, nel tuo caso, so che anche hai fatto delle, per esempio, avevi presentato anche in un'università, in una platea enorme, dicevi, no? Non ti aspettavi nemmeno. Sì, sì, mi sono trovato a presentare questa cosa mentre la stavo facendo, però diciamo l'idea era già
stata concepita, e quindi ho avuto modo, la possibilità di mostrare loro anche i riferimenti italiani e cinematografici che loro non conoscevano, e loro da un punto di vista meramente estetico naturalmente si ritrovavano, hanno avuto molta, come dire, molta attenzione, molta curiosità. La cosa interessante è che penso che però questo valga per, magari è una cosa banale quella che sto per dire, che quando molti ragazzi, quando hanno visto le foto della città nella quale loro vivevano, mi hanno detto, cioè molti di loro non credevano che fosse la loro città, non la ritrovavano, non la vedevano, e alcune di queste situazioni sono anche vicine alla vita, diciamo, che fanno tutti i giorni, per cui a volte uno sguardo che viene da fuori magari coglie altri aspetti, no? come sempre accade. Però io ho cercato sempre di evitare il lavoro lo dimostra anche, di evitare quell'aspetto giudicante che spesso l'occidentale ha verso questi fenomeni, no? Per il resto, fuori da questo incontro con gli universitari, ho visto alcuni fotografi, c'erano alcuni, diciamo, che lavoravano nell'ambito più dell'arte, delle gallerie, eccetera, e ha avuto molto interesse, però ripeto, c'è, cioè, una platea completamente diversa rispetto al lavoro di Samuele e Francesco, naturalmente. Ecco, nel caso vostro, io sono curioso, da una parte, dicevo prima, di capire un po' come avete trasportato poi tutti questi materiali che avete raccolto poi in chiave espositiva, no? Perché dicevi anche prima, lì è iniziata un'altra fase, no? Lì è iniziato quasi un altro progetto, quello di capire come tradurre tutto questo in maniera... E quindi su questo sarei curioso di sapere qualcosa, ma anche allo stesso tempo di capire, perché questo è un lavoro vostro anche che nasce con una collaborazione, no? con un soggetto, con un'istituzione cinese, mi pare, no? E quindi volevo capire da questo punto di vista loro come avete vissuto questo rapporto, perché loro hanno partecipato, quindi, diciamo, nel progetto. Loro, la Tsinghua University è un partner della ricerca e della mostra, e quindi ha seguito il processo e il percorso. Poi ovviamente da un punto di vista pratico l'evoluzione della riflessione intorno alla mostra è stata fatta più qua, nel senso che ovviamente è stata più portata avanti, almeno da un punto di vista di riflessione su come, appunto, dicevi, trasformare questa ricerca in qualcosa che fosse visibile e potesse essere visto o potesse interessare a un pubblico non specialistico. Questo aspetto è, c'è da dire una cosa, una cosa interessante secondo me che è avvenuta nella trasposizione, poi lascio la parola a Francesco, ma nella trasposizione della ricerca in mostra è che in qualche maniera la ricerca si è evoluta in tutta questa fase. Primo perché bisognava capire... un aspetto molto semplice, appunto, come trasformare un libro in una mostra, che non è una cosa facile. E poi perché una volta capito che ci sarebbe, cioè una volta presi gli accordi, insomma, e iniziato a parlare col MAO, col museo, abbiamo deciso di fare tutta un'altra serie di lavori che non avevamo fatto per il libro. Quindi abbiamo iniziato a lavorare sull'aspetto, sul video. Il video è diciamo che è stato una chiave che abbiamo trovato che secondo noi riusciva a esprimere quell'aspetto che la parte più tecnica della mostra, che era che poi è fatta di plastici, perché abbiamo comunque fatto arrivare
dalla Cina un plastico di un exhibition hall. Poi ci sono ovviamente disegni di architettura, render, ci sono progetti anche di architetti, anche italiani, che hanno fatto grossi progetti in Cina o hanno partecipato. Poi c'è una parte, la seconda parte della mostra è la parte più narrativa ed è quella che è un po' più affidata alle fotografie, sempre al testo ovviamente, il testo diciamo che sta su tutto il percorso. E poi ha uno scrittore che ci ha accompagnato lungamente anche nella fase della ricerca, che è Goffredo Parise. Goffredo Parise, che era un giornalista del Corriere della Sera, che ha scritto un libro che a noi è proprio piaciuto tanto e ce lo siamo portati in giro, insomma, che è Cara Cina. E peraltro secondo me è un bellissimo libro, in generale è un bellissimo libro, ma è un bellissimo libro anche perché insegna molto bene come fare a lavorare, secondo me, lo spiega molto bene. E poi ci è sembrato che però mancasse un aspetto. E questo aspetto noi l'abbiamo un pochino approfondito con la parte del video, nel senso che negli ultimi viaggi in Cina, che poi l'ultimo l'abbiamo fatto con Francesco a dicembre dell'anno scorso, del 2019, teoricamente stavamo partendo anche a febbraio, ma ovviamente del 20, ma poi non è stato possibile. Sul video abbiamo lavorato come approccio nella stessa maniera, cioè noi non difficilmente andiamo a modificare la realtà, nel senso non lo facciamo mai, tendenzialmente proprio andiamo, osserviamo e riportiamo quello che vediamo. La nostra scelta sta nel cosa andare a vedere, nel cosa inquadrare, nel come inquadrarlo e come guardarlo. La parte del video però invece ha aperto una nuova possibilità per noi, che è quella più immaginifica. Cioè il problema era: come facciamo a far sì che questa mole di informazioni, di dati, di cose che abbiamo più o meno intuito, anche se molte delle cose che noi poniamo all'interno della mostra sono domande più che risposte, però come facciamo a far sì che tutto ciò venga percepito da una persona come un percorso non fermo, un qualcosa che continua, un qualcosa che non è dato, non sono delle risposte. Okay. Sono degli squarci su una realtà espressi in tante maniere, molto parziali ovviamente, perché quello che siamo riusciti a vedere è molto parziale, ma come facciamo a far sì che questa cosa possa lanciare lo spettatore verso una sua immaginazione di quello che succede? E l'abbiamo fatto con la parte video che abbiamo costruito rompendo lo schema narrativo. Quindi abbiamo, prima di tutto, abbiamo rotto la logica cronologica, spesso e volentieri, dei video, abbiamo frantumato il frame, quindi ad esempio il primo video che appare di questa parte è un video di un viaggio in treno in alta velocità, dove praticamente tutti gli elementi che poi sono quelli approfonditi nella ricerca sono presenti, volendoli vedere. E per farli vedere noi abbiamo completamente frantumato il video in 10-15 frame, 15 diversi frame che si compongono, che si rompono, che si aprono, che... Da un'altra parte abbiamo invece rotto la cronologia
e quindi abbiamo ripetuto, invertito, girato le situazioni. Abbiamo provato a costringere lo spettatore che va a vedere una mostra teoricamente scientifica, anzi senza teoricamente, una mostra scientifica, che ha una base scientifica, l'abbiamo costretto a fermarsi e a dire qui c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non è logico, che non è normale, c'è qualcosa che in questo aspetto non sta funzionando. Proprio l'insieme di questi elementi, di questi tre elementi, ed è fondamentale che ci siano tutti e tre, quello tecnico, quello narrativo e quello più artistico, diciamo, immaginifico e magico, a nostro avviso riesce, e anche un pochino, dobbiamo dire, quel pochino che è rimasta aperta la mostra, perché siamo rimasti aperti un mese o poco più, no, forse poco meno, anche se adesso la andiamo a riaprire, adesso riapre, noi ci speriamo tanto, comunque è stata allungata la durata della mostra, quindi dovrebbero riaprirla. Anche appunto dalle risposte, dal feedback che abbiamo avuto dalle persone, ci è parso che appunto l'insieme di questi elementi riuscisse a dare, a restituire al lettore, al visitatore, a chi guarda, sia alcune informazioni, alcuni dati, alcune immagini chiare, eccetera, ma anche tutta una serie di questioni aperte, che sono poi quelle che ci siamo posti noi all'inizio della ricerca in una maniera e ce li siamo riposte poi alla fine della ricerca in un'altra maniera. Chiaro. E Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Ma allora, mi sembra che Samuele è stato molto esaustivo. Noi semplicemente, il mio ruolo soprattutto all'interno della progettazione della mostra è stato proprio quello di lavorare con le immagini di Samuele, svolgendo anche io il ruolo di foto editor poi all'interno dell'agenzia, proprio di partire da tutto il materiale che era stato realizzato da Samuele per andare a ragionare ovviamente su quali foto scegliere, tenendo appunto presente un po' di essere comunque in mezzo a più correnti, o meglio, come diceva Samuele, sicuramente questa è una mostra scientifica. D'altro canto però abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare con, in particolare su questa mostra, ma anche con i progetti precedenti e speriamo anche in futuro, con un gruppo comunque di accademici che, rispetto magari a degli accademici un pochino più conservatori, riconoscono proprio il potere dell'immagine per andare a rendere comunque effettivamente potente ed effettivamente per andare a spiegare al meglio quello che poi sono le finalità, comunque i risultati della ricerca svolta. Spesso quando appunto negli ambienti universitari, negli ambienti accademici, viene un po' tralasciato anche, o almeno le immagini vengono utilizzate spesso come se fosse un catalogo tecnico, per andare semplicemente a dare una rappresentazione visiva di un fenomeno, di un numero. E questo nel momento in cui ci siamo ritrovati a scegliere l'enorme mole di lavoro, di materiale che aveva prodotto Samuele, sicuramente andare a cercare e a selezionare e a mettere in sequenza le fotografie che andassero comunque in modo puntuale a descrivere quello che i risultati della ricerca, quello che i geografi volevano dire, è stato sicuramente al centro del processo. Però allo stesso tempo forse posso dire che proprio il ruolo che ha avuto maggiormente poi la parte visuale, soprattutto in termini di fotografie e video all'interno di questo progetto, è stato andare però a creare anche un ponte anche talvolta, soprattutto nei video, in alcune foto anche emozionale con l'utente, con il visitatore della mostra, perché appunto anche la nostra preoccupazione fin dall'inizio, soprattutto appunto in me e Samuele, nel momento in cui poi dovevamo insomma organizzare tutto il materiale, era quello sì di fare una mostra scientifica in cui le foto andassero a mostrare appunto i risultati, i fenomeni, però allo stesso tempo ovviamente la finalità era fare una mostra, e questo è stato al centro, ma non solo per noi ma ovviamente anche per gli accademici, essendo comunque in un museo come il Museo di Arte Orientale, che comunque è un museo diciamo mainstream, un museo che sicuramente attira
persone molto interessate alle tematiche sviluppate, alle tematiche normalmente mostrate, ma anche un pubblico, diciamo, meno informato, un pubblico più ampio, e pertanto la scelta soprattutto del percorso fotografico è stata indirizzata proprio a creare un percorso che si mostrasse, parlasse ed enfatizzasse poi le nostre riflessioni sul fenomeno, che però allo stesso tempo fossero anche facilmente comprensibili e anche in un certo senso emozionanti per un pubblico di qualsiasi tipo di formazione, non solo per architetti, geografi o appassionati di urbanistica o di tematiche di questo tipo come magari siamo noi. E questo sicuramente è stato molto interessante, soprattutto qualcosa che appunto generalmente quando magari invece si lavora più con l'intento editoriale, ovviamente sì, anche poi per lo spazio che il magazine dà al progetto è molto più difficile costruire, diciamo, un'intersecazione di più livelli all'interno dello stesso progetto, mentre in questo caso è stato sicuramente possibile. Sì, devo dire che questa cosa si già, io purtroppo non ho visto la mostra e spero di poterla visitare appena sarà possibile spostarsi, ma devo dire che questa sensazione l'avevo già avvisata anche nella pubblicazione, perché nella pubblicazione si sente in qualche modo, per quanto comunque abbia uno spessore scientifico, è evidente, però avendone viste parecchie di pubblicazioni di architettura di questo genere, devo dire che questa mi aveva colpito proprio per questo aspetto qui, perché sembra, diciamo, è scientifica, ma allo stesso tempo, diciamo, è più divulgativa, è più accessibile in qualche modo anche a chi non è necessariamente un esperto di urbanistica, insomma, ecco, per capirci. Volevo, perché abbiamo già raggiunto la nostra oretta di chiacchiera, però insomma, volevo approfittare ancora delle ultime battute, perché intanto c'era una domanda che prendo al volo. Questo è un aspetto in qualche modo di cui abbiamo anche parlato in precedenza, che riguarda un pochino la vostra esperienza del fotografare, se avete incontrato difficoltà particolari nel o non so, nel caso di Samuele credo foste stati introdotti in qualche modo. No, assolutamente. Io anche giravo per senza magari un timore che a volte no? Dillo Alessandro, è facilissimo. Sì, sì. No. Cioè, girare in Cina è bellissimo. Sì, io viaggiavo con gentili. Sì, non è la sì. Nord Corea, diciamo, dal punto di vista. No. Io viaggiavo con dei motorini elettrici spesso, che noleggiavo nella città dove mi trovavo, insomma, ma assolutamente senza mappa, cioè oppure così, random. Oppure ho viaggiato anche in compagnia di fotografi locali, scattando insieme. No, è un luogo molto semplice dove fotografare, molto rilassante. Anche il notturno, che come sai, Steve, insomma, diciamo che è la mia passione, no? Cioè, anche alle ore più piccole possibili, non ho mai temuto, nemmeno nelle grandi città, alcunché, quindi assolutamente. E ripeto, la gente ti lascia fare. Scusa. No, la gente sì, no, scusa tu, è estremamente accogliente, molto gentile. Io ho avuto degli incontri bellissimi, alcuni per fortuna ho ancora dei contatti e non vedo l'ora di poter tornare, ma in ognuno dei luoghi ho avuto degli incontri molto belli che mi hanno aiutato, accompagnato, che proprio facile, molto curiosi, gentili. Io sono stato, a me è piaciuta un sacco, non vedo l'ora di tornarci in Cina. Idem. Sì, diciamo che io non, almeno dai racconti, perché io della Cina conosco solo Hong Kong, però dei racconti che ho avuto appunto di fotografi in Cina, raramente ho sentito difficoltà di
di muoversi piuttosto che di approcciare soggetti. Ecco, forse qualche spigolosità può emergere magari in zone produttive periferiche dove ci sono condizioni di lavoro, diciamo, un po' discutibili, allora in quei casi lì a volte possono esserci delle frizioni. Ma... Scusa Steve, ti interrompo, no, solo così, un aneddoto. No, a me è capitato in realtà un paio di volte di avere dei problemi perché mi sono infilato all'interno di alcuni building, non in Mongolia ma a Shenzhen, quindi building assolutamente abitati, diciamo dissimulando il controllo del portiere, e mi sono, sono andato all'ultimo piano e poi ho raggiunto delle terrazze perché volevo fare queste foto dall'alto dei quartieri sotto. E due volte mi è successo che hanno chiamato la polizia, insomma c'è stato un po' di... perché poi mi hanno visto con le telecamere che entravo probabilmente in spazi non accessibili. E invece nei cantieri a volte ho corrotto il capo cantiere con pochi soldi per farmi entrare, insomma, queste cose qua, però niente di trascendentale. Io cantieri ne ho fatti centinaia, cioè io, non, ovvio ci sono situazioni dove non si può entrare, cioè nel senso, certo, non si potrebbe entrare, noi ci andiamo lo stesso, allora lì è facile che ti portino fuori, però devo dire che anche quando incrociamo situazioni del genere, comunque sia una volta fuori, arrivederci. Sì, niente, cioè, esatto, arrivederci, grazie. Anche perché comunque dall'Italia, cioè già questo poi eccitava tutti, no? Anche il poliziotto di turno, quindi... No, beh, ma perché comunque è abbastanza strana come situazione. No, devo dire, gente davvero, davvero con un grande cuore. Ascoltate, allora, io intanto vi ringrazio perché comunque sempre tempo è prezioso per tutti e spero che questa chiacchierata in qualche modo apra così anche a chi interessa la Cina, a chi interessa questo tipo di fenomenologia, di fotografia, anche un po' così a scoprire meglio questi vostri lavori. Nel sito di Love27 abbiamo anche inserito un po' i link, c'era questa pagina proprio del progetto China Goes Urban dove trovate un sacco di informazioni, testi da leggere, ci sono questi appunto anche questi trailer, queste parti video che è molto interessante da vedere. E speriamo di vedere magari a febbraio pare che a febbraio si possa riaprire e speriamo poi naturalmente appena sarà possibile perché finalmente hanno svincolato i musei dalle palestre come è stato fino adesso. Viva Dio. Sì, no, anche noi speriamo a Treviso di riaprire la 27, magari in futuro anche di avervi per altri genere di racconti, di fotografia, sempre, insomma, ecco. Poi volevo prendere la diretta, ci siamo detti che c'era l'ombra, che dovevamo venire a bere lì. Cioè, assolutamente sì. Ha svelato l'arcano dell'ombra, adesso non si può più fare a me. Allora, volevo chiudere con una cosa bella, visto che Samuele l'ha citato. Goffredo Parise, Caracina, 1968. Volevo chiudere con questa citazione che apre proprio anche il catalogo del libro. Devo dire, guarda, l'unica pagina che mi ero segnato, volevo chiedere, è proprio quella dedicata a Parise, perché mi aveva colpito moltissimo. Non sto dicendo, non me lo invento adesso. È molto bello perché dice: gli strumenti di conoscenza di uno straniero che viaggia in Cina sono gli occhi per vedere, il cervello per riflettere, il caso e infine la propria persona, con tutto ciò che possiede di lampante e di oscuro. Mi sembra un'ottima sintesi, veramente, no? Quando abbiamo esordito con questo argomento e lo chiudiamo con Parise. Bene, io vi ringrazio tantissimo. La registrazione però sarà anche disponibile per chi vorrà ascoltarla nei prossimi giorni, le prossime settimane, e speriamo di rivederci tutti presto a Torino per berci un'ombra assieme. Va bene? Grazie mille, Steve. Ciao, Alessandro. Buona serata. Ciao. Ciao.